Salve a tutti ragazzi, qui Will to Fight e vi presento questo nuovo gameplay commentato su Immortal Planet. E il titolo è l'ultimo titolo uscito dai ragazzi di TW Games, uno studio indipendente polacco, che vuole con questo titolo scrivere una lettera d'amore ai titoli di Miyazaki e di From Software in generale. In pratica, appunto, il gameplay dovrebbe presentare molte delle caratteristiche dei vari Souls-like, quindi simili a Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, tutte le categorie, titoli di quella tipologia e niente, quindi volevo provarlo insieme a voi e darvi le mie prime impressioni su questo titolo che sembra piuttosto interessante nel suo design. Molto bene, possiamo partire. Partiamo. Ok. Scegliere. Partiamo con questa. Il design sembra interessante. Vediamo un po' adesso com'è il gameplay e cerchiamo di capire un po' le varie meccaniche. Ok. Se l'ha schivata, questo è l'attacco. Se l'ha parata. Va bene, proviamo. Ok. È primo andato. Questo sembrava semplice, però siamo solo all'inizio, quello è il problema. Molto molto bene. Anche se mi ha già tolto un po' di vita, eh. Vediamo un po', come gameplay. Ok, così si corre. Tutto bene, si consuma stamina. Qui si fanno gli attacchi caricati. Ok. Vediamo un po'. Ok, questa visuale isometrica non sembra male. Vediamo un po'. Ok, sì, va bene. Ok, mi sta già trittando. No, molto male. Ok, è andata. Ok. Strano muoversi con questa visuale. Via. Ok. Sì, ma recuperare la vita? Bene, almeno ho recuperato un po' di vita. Andiamo
Vediamo questo cosa fa. Vabbè. Via 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 via. Ok. Beh, per adesso stiamo andando avanti abbastanza celermente. Cerchiamo di stare concentrati. Ok. Molto bene. Complesso avere i comandi dell'Xbox quando stai usando un controller della PS4. Ok, ho beccato un attimo lì per recuperare la vita. Molto bene. Molto bene, nuovo livello. No, due no. No. Che fai adesso? Ah, ok, beh. L'ho fatto in tempo. Non so dove stava mirando quello lì, comunque va bene. Oh, per adesso non sembra così sveglia la CPU, che veramente bisogna contare più di uno alla volta. Prendersi conto. Forse sono veramente solo all'inizio e quindi dovrei aspettare un attimo a cantare vittoria. Ok. Molto bene. Apriamo un po' questo forziere. Ok. Adesso dovrei provare a usare queste abilità. Oh. Non molto bene. Non molto bene. Qua no, se posso mi sa che me ne vado di qui. Rottane tre insieme non era il massimo secondo me. Ok, sì. Apriamo un po'. È interessante perché vedo anche la stamina loro, quindi posso un attimo regolarmi anche in base alla loro stamina. Ok, bravo, ottimo schivo. Ottimo, ottimo. Ok, tritato. E andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo un po'. Ma prima fare quell'altro. Molto bene. Vediamo un po' cosa succede qua. Allora. Che non fa niente. Perché non fa niente? Se devo sbloccare qualcos'altro. O è un bug? Non lo so, vabbè. Torniamo indietro. Vabbè, allora a sto punto proviamo ad andare qua. Anche se la vedo dura. Partiamo. No, dall'inizio proprio. Perché? Così poi se non stai attento finisci la stamina. Ok.
bene, andiamo. Va bene, allora, qua c'è il passato. Poi direi di andare avanti. Questo fucilazzo. Va bene, rifacciamo sto pezzo. Per una alla volta. Ecco. Ah, ok, ci sono le mie anime. No. Ok, recuperato le anime. Niente qua. Sono andati. Ok, vieni. Ah no, sta lì. Molto male. No! Cos'è sta roba? No, doppio fucilazzo. Via, malissimo. Ok, non ho più pozione, molto bene. Molto bene. Beh, almeno l'ho quasi tritato. Questo fucilazzo. Quest'altro cosa fa? Ah, wow. No. 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 Wow. Rischio. Rischio assurdo. Serve qualcosa per recuperare la vita. E anche la svelta. No, fuck. Ah, dai. No, che infamia.